Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, ieri ha sbroccato la moglie di Scinocchio. La bionda più famosa di Tiki Taka ha sbroccato. Ha sbroccato quando? Quando Ciccio Valenti, che è furbo, ha tirato con la canna da pesca boom, un bell'ombrico là, un bigattino in mezzo al mare. Tanto lei è il cavedano di Tiki Taka, perché lei è il cavedano di Tiki Taka. Lei, dentro di sé, pensa di essere chiamata Tiki Taka perché capisce di calcio. Non si rende conto che è chiamata Tiki Taka perché ogni volta che Pardo, Cassano, Ciccio Valenti, il furbo della situazione, tira l'amo, lei fa il cavedro della situazione così, a bocca subito, e parla a sproposito. Perché lei non si tiene. Lei è come la mucca, no? La mucca piscia quando gli scappa. Non ha mica i freni inibitori di capire. Allora, adesso questo lo posso dire, questo non lo posso dire. Se dico questo, creo dei casini anche a qualcun altro? Creo dell'imbarazzo anche a qualcun altro o no? Cioè, lei tutte queste cose, lei è come la mucca, pisce quando gli scappa. Allora, ieri Ciccio Valenti, che è furbo, ha tirato un bel bigattino, lei come il cavedro subito, appena l'ha visto, ha boccato subito. E Ciccio Valenti cosa ha detto? Ha detto, finalmente l'Inter ha un numero 9, leader, in campo e fuori. Lei subito ha sbroccato e ha risposto, intanto non fa la guarda la Champions League dalla televisione. Risposta poco stizzita e senza tiraculo, direi. Cioè, invece di dire di fare la persona diplomatica, di fare quella di classe, di fare la superiore, di fare quella che non crea le polemiche perché ne ha già create abbastanza, ogni volta che gli lanciano lì l'amo, lei subito abbocca come un pesce, abbocca tutte le volte, oh, abbocca. Lei che ambisce a far tornare suo marito all'Inter, non capisci, bionda, non capisci che quelle dichiarazioni che hai fatto, che ieri, non fai altro che crearti altri nemici all'interno dell'Inter. Non ce la fai proprio a star zitta. Non capisci che tutto quello che dici poi viene usato contro di te. Lei ha l'ambizione di far tornare suo marito all'Inter. Tutti sappiamo che c'è un diritto di riscatto da parte del Paris Saint-Germain sui 75 milioni, ma che per essere esercitato deve avere il consenso finale di Mauro Icardi. Quindi se il Paris Saint-Germain dice io ti riscatto, ma Icardi dice io non voglio restare, Icardi torna all'Inter. Tutti sanno che lei vuole farlo tornare a Milano, non ci vuole stare là a giocare contro gli Avengers, le Renne e il Montpellier. Tutti sanno perché i suoi figli sono a Milano, vanno a scuola a Milano, lei non si vuole spostare da Milano perché fa Tiki Taka, adesso andrà a fare anche là, mi sembra, il grande fratello VIP, il giudice o qualcosa, comunque in un altro programma di Mediaset. Lui è là parcheggiato momentaneamente, non vi preoccupate che quando è estate torna, ce lo ritroviamo al... Quando inizierà il ritiro dell'Inter, ce li ritroviamo tutti, ce li ritroviamo lui, João Mario, perché la locomotiva di Mosca, secondo voi, sono così stupidi che se lo tengono, ma figurati. D'Albert tornerà, secondo me torna anche Perisic, sono tutti lì che sgambettano al primo giorno di raduno. Quando, Scinocchio, ci sarà anche lui. Lei, invece di dire, invece una persona normale che vorrebbe far tornare suo marito all'Inter, come si comporterebbe? Si comporterebbe così, faccio la brava, devo stare zitta, devo stare buona, ogni volta che mi provocano, che dicono qualcosa che secondo me non è così, mi deve entrare di qua e mi deve uscire di là, devo fare la brava, devo fare la buona, non devo rompere i maroni all'Inter, non devo dire cose che potrebbero destabilizzare i giocatori dell'Inter che vorrei che fossero un domani futuri colleghi e compagni di squadra di mio marito. Dovrebbe fare tutte queste cose, non le fa. Allora, lei adesso ieri con quella dichiarazione ha preso tra virgolette per il culo Lukaku, ha fatto passare per Lukaku, cioè, ha detto Lukaku guarderà la Champions dalla TV mandandogli la frecciatina, però vuole far tornare suo marito a giocare nell'Inter. Se tuo marito tornasse a giocare nell'Inter il prossimo anno si troverebbe compagno di squadra di Lukaku. Lukaku come le prenderebbe le tue dichiarazioni di ieri? Sarebbe contento, sarebbe? Lei è veramente una che ogni volta che cammina si pesta un piede, si pesta il piede davanti.
cioè lei cammina pestandosi i piedi, cammina, cioè, non capisce, non capisce che ogni volta che apre bocca fa il suo male, suo e quello di suo marito. Comunque ieri grande Ciccio che ha a Tiki Taka gli ha dato una bella pettinata, gli ha fatto la messa in piega. Poi ci sono un sacco di testate giornalistiche dell'Inter, soprattutto sul web, che veramente io le guardo perché sono molto, insomma, brave, veloci, repentine a dare le notizie, ma porca miseria, ogni tre notizie c'è Vanda, ogni tre notizie ce n'è una di Vanda. Ogni tre notizie di mercato, Vanda ha detto questo. Ogni tre notizie di mercato, altre tre notizie di mercato, Vanda si è messa sto vestito. Altre tre notizie di mercato e Vanda ha fatto questo. Dai ragazzi, mamma mia, vi paga. Vi stipendia, vi paga, non lo so, mamma mia. Oh. Comunque, veramente, ieri il Cavedano, la Cavedana argentina, Ciccio Sampei, Valenti, ha tirato l'amo e la Cavedana argentina subito così. E vabbè, insomma, tanto di figurazze, uno in più né meno, ne hai collezionate tante che uno in più uno in meno non ti cambia niente. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, pagina Facebook, clic clic clic, seguitemi su Instagram, clic clic clic, e poi fate quel cazzo che vi pare, ciao!